Oggi a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità viene presentato un'analisi che è stata pubblicata, un documento di scenario relativo ai prodotti per la nutrizione parenterale. Questo documento importante sottolinea la personalizzazione della terapia e l'importanza del giusto equilibrio dei vari nutrienti. Abbiamo chiesto un parere proprio perché siamo l'Istituto Superiore di Sanità al dottor Silano. Allora dottore, un commento su questo documento, sull'importanza di un documento del genere. Sì, l'importanza di un documento del genere nasce dal fatto che le evidenze scientifiche attualmente disponibili ci stanno sempre più confermando che la nutrizione parenterale, il sostegno parenterale nutrizionale ai pazienti cronici, ai pazienti oncologici, ai pazienti lungodegenti è fondamentale per ridurre la mortalità, le complicazioni e ridurre i tempi di ospedalizzazione. D'altro canto si sta anche sviluppando il concetto basato su evidenze scientifiche che la nutrizione va personalizzata sia nel paziente sano, quindi nel paziente che fa una vita normale in base agli stili di vita e in base al suo corredo genetico, ma soprattutto va personalizzata nei pazienti che sono affetti da patologie in cui bisogna personalizzare per due motivi: uno, per la personalizzazione individuale; d'altro canto, per la personalizzazione dovuta alla propria condizione patologica.